Benvenuti legionari, tutti noi ci siamo chiesti almeno una volta che fine hanno fatto coloro che hanno assassinato Giulio Cesare. E oggi finalmente avremo una risposta. Innanzitutto contestualizziamo con un piccolo riassunto. Dopo che Cesare attraversò il Rubicone, fece scoppiare de facto una guerra civile con Pompeo. Quest'ultimo, in seguito, venne ucciso in Egitto dai sicari del re Tolomeo XIII. Cesare pose quindi sul trono d'Egitto Cleopatra ed eliminò in Africa l'esercito degli ottimati di Marco Porcio Catone. Tutto sembrava andare per il meglio per il nostro caro Cesare, ma come sappiamo tutti, alle Idi di marzo, Cesare venne assassinato nel Senato romano. Di seguito si formò il triumvirato tra Marco Antonio, Ottaviano Augusto e Lepido. Ma quindi che fine fecero i cesarecidi? Ottaviano pose per direttissima la Lex Pedia, ovvero l'esilio a tutti i cesarecidi. In seguito, egli mandò degli assassini per eliminarli uno ad uno. Il primo a perire fu Gaio Trebonio, scelto da Cesare come governatore della provincia dell'Asia. Egli cercò più volte di portare nella congiura Marco Antonio, che a sua volta non avvisò Cesare di tale pericolo. Trebonio fu colui che tenne Marco Antonio fuori dal Senato, nel mentre si svolgeva l'omicidio. Verso la fine del febbraio del 43 a.C. fu tradito da Publio Cornelio Dolabella, alleato di Ottaviano, che fece esporre poi la sua testa ai piedi della statua di Cesare. Il secondo a fare una brutta fine fu Lucio Ponzio Aquila, tribuno della plebe, il quale già in precedenza, durante il rituale del trionfo di Cesare, i 10 tribuni avevano il dovere di alzarsi in piedi. Lo fecero tutti tranne Lucio Ponzio. Questo portò Cesare ad ironizzare molto su tale gesto. Egli morì nell'assedio di Modena nell'aprile del 43 a.C. per mano di Marco Antonio. Il terzo ad essere decimato fu Decimo Giunio Bruto Albino, nominato da Cesare, pretore di Roma. Secondo le fonti, egli fu il terzo a colpire Cesare ai fianchi. Egli fuggì da Roma e creò un suo esercito per combattere Marco Antonio, dove quest'ultimo fu bloccato da Ottaviano. Decimo Bruto, prudentemente, ringraziò Ottaviano, ma freddamente gli rispose che era venuto per opporsi ad Antonio, non per salvare uno degli assassini di Cesare. A questo punto Bruto si diede alla fuga in Gallia, dove venne ucciso da un capogallo fedele ad Antonio. Lucio Minucio Basilio. Di rango legato sotto la guida di Cesare in Gallia, egli infierì con particolare violenza, tanto da ferire uno degli altri congiurati. Dopo le Idi di marzo fu proprio Basilio il destinatario della prima concitata lettera che Cicerone scrisse per congratularsi dopo aver avuto notizie dell'assassinio di Cesare. L'anno successivo fu assassinato da un suo schiavo, quale vendetta di una barbara mutilazione punitiva inflitta ad uno di loro. Gaio Cassio Longino, tribuno della plebe, nominato da Pompeo. Egli fu uno degli organizzatori del complotto verso Cesare. Cassio venne affrontato nella battaglia di Filippi ad ottobre del 42 a.C., ove perse da Marco Antonio. E pensando che anche Bruto fosse stato sconfitto, diede ordine ad un suo schiavo di ucciderlo, usando lo stesso pugnale con cui aveva pugnalato Cesare. E non poteva mancare, tra i più famosi e celebri personaggi della storia di Roma, Marco Giunio Bruto. Come molti altri senatori, non era soddisfatto per lo stato della Repubblica. Anche se egli stesso, a causa della sua comunque grande amicizia con Cesare, ebbe grandi benefici in termini di ruoli nel governo. In seguito, Cesare era stato nominato dittatore a vita e stava approvando una legislazione per concentrare il potere nelle proprie mani. Durante le Idi di marzo, Cesare tentò di difendersi, finché non vide anche Bruto snudare il pugnale, prima di colpirlo all'inguine. A quel punto si tirò la toga sul capo e si abbandonò alla violenza dei colpi. Bruto e gli altri cospiratori fuggirono in Oriente alla ricerca di fondi e al reclutamento di soldati per formare delle nuove legioni. Nella battaglia di Filippi egli perse rovinosamente, quindi decise di togliersi la vita e, cito testualmente, "fuga sì, ma questa volta con le mani, non con i piedi."
Publio Servilio Casca, magistrato monetario. Sebbene la sua famiglia fosse fedele a Cesare, partecipò all'assassinio. Casca sferrò il primo colpo, attaccando Cesare da dietro e colpendolo sul collo. Egli dovette fuggire da Roma per andare in Oriente, presso Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Morì anch'esso suicidio alla sconfitta nella battaglia di Filippi. Lucio Tillio Cimbro, governatore della Bitinia. Il giorno fatale dei lidi di marzo, Cimbro era presente in Senato con il pretesto di presentare una petizione a Cesare per pregarlo di richiamare il fratello dall'esilio. Cesare fu subito contrario a tale proposta e Cimbro, prendendo la toga del dittatore con entrambi le mani, lo tirò per il collo in modo da tirarlo in avanti per essere colpito. Morì combattendo nella battaglia di Filippi. Gneo Domizio Enobarbo. Si alleò con Cassio Longino, ma egli si riconciliò con Marco Antonio ed, dopo il secondo triumvirato, decise di passare dalla parte di Ottaviano, anche se, pochi giorni dopo, morì di febbre. Insomma, breve storia triste. Gaio Cassio Permense. Scrittore romano appartenente a una delle famiglie fondatrici della città di Parma, fu tra i congiurati che colpirono Giulio Cesare. Venne ucciso per ordine di Augusto nei pressi di Atene. Fu l'ultimo degli assassini di Cesare a morire. Insomma, un poeta pericoloso. Ci furono inoltre altri 10 cesarecidi che, a causa delle poche fonti, non sappiamo di preciso chi fossero o che ruolo abbiano avuto. Sappiamo però che, per certo, che si trovarono nella lista di proscrizione di Ottaviano e Marco Antonio, quindi di conseguenza furono eliminate tramite degli assassini. Bene legionari, siamo arrivati alla fine del video. La storia ci insegna che è meglio non creare congiure, perché la lama è sempre a doppio taglio. Adesso riprendo la marcia verso l'accampamento e ci vediamo ad un prossimo video. A presto!